Siamo a Valle Vecchia, in provincia di Venezia, siamo nell'azienda agricola di Veneto Agricoltura. Ci stiamo organizzando per fare il monitoraggio al capriolo, che viene fatto annualmente in questo periodo tra fine febbraio e primi di marzo. Censimento che viene fatto con le auto sulle piste percorribili dell'azienda e viene fatto a vista con l'uso di un faro alogeno. Iniziamo quindi col primo buio e dura generalmente un paio d'ore. Perché si fa questa indagine? Lo facciamo in questo periodo perché è il momento migliore per vedere gli animali. Hanno passato tutto l'inverno mangiando chiaramente poco. In questo periodo è germogliato il frumento, i boschi non c'è ancora foraggio sufficiente, quindi escono ed è più facile vedere. Se andiamo avanti invece con la stagione, hanno un'offerta maggiore di cibo e quindi è più difficile contattarli. Facendoli tutti gli anni in questo periodo riusciamo a avere un trend della popolazione e quindi conoscere come sta aumentando la popolazione di anno in anno. Qual è la convivenza tra l'azienda agricola e questi animali? Direi buona, nel senso che la popolazione sta arrivando a numeri abbastanza consistenti e c'è dal 2003, quindi sono più di 15 anni che ci sono queste popolazioni e fortunatamente danni non ne abbiamo rilevati o danni significativi. Questo per il fatto che il capriolo è una specie territoriale, quindi non crea nuclei particolarmente abbondanti. Man mano che la popolazione aumenta, gli animali tendono a espandersi e quindi uscire anche. Poi, a differenza del cervo o del daino, è un brucatore, quindi mangia piccoli germogli qua e là e quindi non concentra il danno. Il danno viene, se c'è, viene diluito su ampi spazi e quindi si nota meno. L'azienda Valle Vecchia è un'azienda di proprietà della Regione Veneto, in gestione alla Veneto Agricoltura. Tutta l'isola sono circa 800 ettari, la parte agricola è di circa 378 ettari. E negli anni, dal grosso modo fine anni 90 fino al 2010, sono stati fatti vari interventi di riqualificazione ambientale. Quindi oltre alla pineta di una sessantina di ettari, si sono aggiunti 90 ettari di zone umide, 120 ettari di nuove formazioni boschive, oltre a siepi, alberate e zone di fitodepurazione. Quali sono le evidenze faunistiche più importanti? All'azienda Valle Vecchia, oltre al capriolo che in questi giorni stiamo effettuando il monitoraggio, abbiamo una varietà molto ampia. Abbiamo una certa consistenza di oche che svernano qui in azienda, solitamente intorno ai prati, ai frumenti. E abbiamo anche un retaggio di una certa popolazione di daini che fu introdotta qua intorno agli anni 80, che sono un numero limitato di esemplari.